prevedevano l'immunità per reati di natura penale e alcuni di natura contabile, adesso per qualsiasi tipo di questione e di reato riferito al commissario lo fate soltanto perché a Taranto c'è la nomea che probabilmente c'è un giudice particolarmente pignolo su determinate questioni. Questo è il vostro modo di approccio alla giustizia italiana, questo è il vostro modo con cui voi rispondete ai cittadini di Taranto, dove peraltro, essendoci un procedimento in corso, forse fareste veramente bene a star fermi e a non intervenire con provvedimenti ad hoc sulla magistratura, come in questo caso. La ringrazio. 1.35 dell'onorevole Massa, prego. Presidente, colleghi, solo per chiarire che qui non c'è alcuna previsione di una generalizzata e generale impunità con riguardo ai commissari e alla loro attività. Quello che si è inteso formalizzare è che gli atti strettamente adempitivi dei piani e dei programmi approvati non possono dar luogo alla responsabilità diretta e personale dei commissari. E questo a me credo, io credo di poterlo tranquillamente spiegare col fatto che si tratta per l'appunto di atti strettamente adempitivi. Allora, se noi definiamo attraverso alcuni percorsi di carattere giuridico alcuni obblighi e c'è chi li esegue, è del tutto evidente che relativamente a questa ipotesi viene meno la responsabilità. Vorrei ricordare che l'articolo 1 del primo dei decreti e delle leggi di cui andiamo discutendo, parlo alla 231, norma tuttora vigente in questo Paese e quindi della quale dobbiamo tenere conto perché non è che possiamo parlare a spezzatino, ha inserito uno specifico titolo di reato per l'eventuale inadempimento delle prescrizioni e degli obblighi che nascono dagli atti approvati e ha espressamente, e vorrei dire in quel caso forse anche in maniera, come devo dire, ultronea, richiamata la piena vigenza delle altre prescrizioni di carattere sanzionatorio. Quindi parliamo non di una generalizzata immunità, ma parliamo di una esenzione di responsabilità dei commissari perché adempiono agli atti Grazie. approvati e formalizzati. Onorevole Bonafede. Grazie Presidente. Non è necessario né commentare né spiegare una legge indegna e vergognosa che fa una cosa molto semplice, cioè stabilire una sfera di impunità totale a favore del commissario e di coloro che sono funzionalmente delegati, senza specificare nemmeno chi essi siano. E qui qualcuno si alza, qualcuno che ha pure la temerarietà di sedere nel Parlamento italiano, perché evidentemente è privo di qualsiasi ABC della legge, si alza e ci spiega che per fortuna non è che il commissario si può alzare, andare a sparare a qualcuno ed essere salvo per questo. No, deve farlo mentre sta facendo il suo lavoro di commissario. Grazie della notizia, ora siamo tutti più tranquilli. Qui, se qualcuno